Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi recensione della storia I Signori dell'Eternità contenuta nel mensile di Nathan Never numero 303. Copertina ad opera di Sergio Giardo, che sta continuando con la sua opera di rinnovamento da un punto di vista grafico e soprattutto di colorazione delle copertine. Un'altra copertina, la terza, dopo il numero 300, che è veramente uno spettacolo per gli occhi. Un'altra composizione azzeccatissima, un'altra copertina praticamente impeccabile e un disegno, una colorazione bellissime. Quindi Sergio Giardo, dal numero 300 in poi, come copertinista mi sta piacendo tantissimo. Questa storia, terza parte dedicata appunto alla guerra contro Omega, va appunto a concludere la storia iniziata nel numero 301, Il giorno del giudizio, e contenuta e continuata nel numero 302, Vite sconosciute. Come ben sapete, sul mio canale trovate già le recensioni dei due numeri precedenti. Non ho voluto spoilerare troppo, perché veramente questo trittico di storie è assolutamente da leggere a tutti i costi, perché con queste tre storie Nathan Never, a mio avviso, è tornato ad essere veramente una serie mensile con i controcazzi. Speriamo che si mantenga su questi livelli. Poi nel finale della recensione vi farò delle considerazioni in merito, insomma vi parlerò anche di questo discorso. Quindi soggetto a sceneggiatura come dei due precedenti volumi ad opera di Antonio Serra, che dopo questo albo non scriverà più sulla testata di Nathan Never e penso che non scriverà neanche più fumetti, sarà soltanto un curatore, e i disegni interni sono anche di questo numero di Sergio Giardo. Che cosa succede in questa avventura? Qui si vanno a continuare appunto si va a continuare la trama dei due numeri precedenti, facendoci vedere qual è il destino di Omega, se Omega verrà sconfitto oppure no, chi sarà il nuovo capo di Omegalopoli, e appunto tutte le trame legate ai vari universi aperte appunto nei due precedenti numeri verranno concluse, e verranno concluse veramente in una maniera impeccabile. L'uomo quantico in questa avventura avrà un ruolo predominante, quindi la chiave di questo albo è l'uomo quantico. Ci sarà l'apparizione anche esseri superiori, per farmi capire, l'equivalente dei celestiali della Marvel. Quindi qui vedremo chi sono i creatori dell'universo, chi controlla l'uomo quantico, chi c'è sopra l'uomo quantico e chi c'è sopra il multiverso stesso. Quindi qui faranno la loro comparsa appunto gli dei stessi del mondo di Nathan Never. Tutto quanto appunto si risolverà appunto tramite l'uomo quantico, che è stato contattato da Sigmund Baginov e che risolverà la faccenda di Omega. Quindi sarà l'uomo quantico a risolvere tutto quanto, con un caro prezzo che lui stesso dovrà pagare. E appunto ci sarà il nuovo capo di Omegalopoli, non vi dico chi è, perché è veramente un colpo di scena eccezionale. Anche questa storia mi ha fatto molto respirare un'atmosfera sclaviana, appunto del vecchio Dylan Dog di Tiziano Sclavi, o delle vecchie storie di Tiziano Sclavi, quindi multiversi, universi paralleli, eccetera eccetera. Quindi anche questo albo assolutamente da leggere, è un altro gioiellino come appunto i due albi precedenti, un casino della Madonna. E secondo me, se ben utilizzata, questo nuovo starting point di Nathan Never può portare veramente la serie di Nathan Never a dei livelli entusiasmanti. E adesso io con la recensione direi che la finisco qui, perché qui non voglio spoilerarvi nulla, perché dovete comprarlo, dovete leggerlo, perché anche questa è una storia veramente bella, scritta benissimo da Antonio Serra, e che veramente risolve la saga di Omegalopoli e di Omega in maniera a dir poco perfetta. Quindi una saga, questi tre numeri, che mi è piaciuta veramente veramente tanto. Come nei due precedenti numeri, se i disegni di Sergio Giardo sono molto molto belli anche interni, quindi oltre che la splendida copertina anche i disegni interni sono molto molto belli, e vanno a valorizzare appunto la già stupenda sceneggiatura e soggetto di Antonio Serra. Quindi veramente questa, ragazzi, non vi voglio dire tanto della trama, ma qui veramente si tocca anche qui il Tiziano Sclavi più puro. Quindi una storia anche questa che mi è piaciuta tanto, e che va molto a chiudere in maniera molto molto bella quello che si era già detto nei due numeri precedenti. Quindi se vi sono molto piaciuti il numero 301 e il numero 302 di Nathan Never, da questo numero 303 si va a chiudere il cerchio in una maniera incredibile. Ora vi vado a fare un attimino un epilogo su quello che è il mio pensiero di questa testata. Allora, qui appunto, parlando di multiverso, parlando di uomo quantico, parlando di diciamo
celestiali della Marvel, quindi di dei che sono al di sopra dell'uomo quantico. Si parla di universi paralleli, si parla di dimensioni diverse, di incursioni dimensionali. Cioè, c'è veramente tantissima carne a fuoco in questi tre numeri che sono stati gli ultimi tre numeri di Nathan Ever mensile. Ora, spero, anche se ho paura, spero che da questo starting point creato da Antonio Serra si continui a osare, si continui a sperimentare e si porti la testata di Nathan Ever ad essere un qualcosa di innovativo, nel senso che queste cose delle dimensioni vengano utilizzate continuamente e che non si ritorni dal numero 305, perché adesso il numero 304 è tutto a colori e va a continuare appunto i festeggiamenti per i 25 anni di Nathan Ever, quindi il prossimo numero è uno speciale a colori che non so di cosa parlerà e spero che anche questo sia all'altezza dei tre numeri che l'hanno preceduto. Ma spero che dal numero 305 in poi non si torni a pubblicare in edicola un ennesimo albo conclusivo di Nathan Ever con la piccola investigazione, con il piccolo delittino, con l'egiziata che va a investigare sulle putanate, ma che si faccia un mensile dove veramente si parla di ultradimensioni, che si parli di minacce ultradimensionali, di multiversi, eccetera, eccetera, perché così si andrebbe un attimino a tirare su una testata che secondo me negli ultimi tempi era un pochettino diventata un po' troppo monotona e un po' troppo usa e getta. Ecco, questo è quello che penso io del Nathan Ever post 250. Appunto, ve ne approfitto anche per dare la mia opinione del rilancio del 2012. Nel 2012, come voi sapete, Nathan Ever era stato rilanciato con il numero 250, 51, 52 e anche 53, dove c'era praticamente la nascita di Omega. Ok, dove veniva rispolverato il passato di Nathan Ever, dove praticamente si faceva ripartire l'universo Nathan Everiano dopo la guerra con i marziani e dopo la guerra dei mondi. E lì, anche lì, c'era stato un ottimo starting point, si poteva dare tanto e invece si è tornati a fare appunto l'ispettore Derek, cioè si è tornati a Nathan Ever, Legacy, l'agenzia Alpha, che andavano in giro a fare le varie investigazioni per quanto riguarda l'agenzia, ed era una testata, era diventata un po' piatta, si era un po' ripresa la testata negli ultimi numeri con storie come la lunga marcia eccetera eccetera. Adesso spero che con questo nuovo starting point, con questo nuovo ricominciare, perché qui veramente nel finale si capisce che si ricomincia in maniera molto molto grande, quindi a livello proprio mondiale, di dimensione, di tutto, speriamo che si vada a osare di più e che non si torni di nuovo a scrivere l'ispettore Derek. Ecco, quindi Nathan Ever per ora è molto buono, ma vediamo dal 305 in poi che cosa succede, le mie speranze sono tutte lì. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate della testata di Nathan Ever, del futuro di Nathan Ever, del passato di Nathan Ever, insomma fatemi sapere anche voi se avete le stesse paure che ho io, cosa ne pensate dei tempi recenti di Nathan Ever, quindi dal numero 250 in poi, e appunto se avete delle delucidazioni in merito chiedetemele pure qui sotto nei commenti. Come sempre iscrivetevi al mio canale per essere sempre aggiornati sul mondo dei personaggi di Nathan Ever, di tanti eroi, altri eroi della Saggia Bonelli Editore e di tante altre case editrici italiane e straniere. Passate anche dalla mia pagina Facebook se volete, dove parlo di fumetti anche lì, che ha lo stesso nome di questo canale, vedo se riesco a lasciarvi il link in descrizione. Condividete le mie recensioni il più possibile per farmi conoscere tanti altri appassionati come voi di fumetti, che si iscrivono al mio canale, vengono qui a lasciare sotto i loro commenti. Vi ringrazio per aver assistito a questa recensione e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!